Chiunque segua la volontà di Dio è per definizione una persona retta. E nella lingua ebraica, nell'idioma ebraico, figlio di Dio è sinonimo di persona retta, giusta. Ma i cristiani dicono no, Cristo non è figlio di Dio in questo senso, è stato generato e non creato. Vi prego di spiegarmi, chiedo a coloro che parlano inglese, vi prego di spiegarmi che cosa cercate di sottolineare con questa frase. Quando dite che è generato e non creato, che cosa state cercando di dirmi? Credetemi, in 40 anni nessun cristiano è riuscito a dirmi chiaramente che cosa significa. Ci voleva un americano, non il fratello Sorosh, un americano, perché io ricevessi una risposta. Dio l'ha partorito, ha detto. Che cosa? Lui è rimasto un po' perplesso, ha riflettuto e mi ha detto, questo non è quello che credo io, ma quello che significa. Ritornando a noi, ripeto che per i musulmani è una bestemmia dire che Gesù è Dio. Ma analizziamo un momento un'altra bestemmia dal punto di vista cristiano. I cristiani, e cioè gli ortodossi, gli anglicani, i metodisti e i cattolici, credono tutti nella Santa Trinità e dicono che Gesù è la seconda persona della Trinità. Le parole della loro preghiera sono nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Non sentirete mai nel nome dello Spirito Santo e del Figlio e del Padre, mai. Ne sentirete mai nel nome del Figlio e dello Spirito Santo e del Padre. Si dirà sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cristo è la seconda persona della Trinità. Se qualcuno nell'ambito cristiano dice che Gesù è Padre, commette un'eresia per le chiese cristiane. Mentre, dal punto di vista musulmano, l'attribuzione della divinità a qualsiasi essere umano è una bestemmia, kufa. Ma dal punto di vista cristiano, dal punto di vista delle chiese, anglicana, metodista, luterana, eccetera, eccetera, chiunque osasse dire che Gesù è il Padre, commetterebbe un'eresia antica, che fu condannata ed eliminata dalla Chiesa Cattolica Romana più di 1000 anni fa. L'hanno eliminata. Ma aspettate, sembra che il nostro fratello Sorosh, anche se questa sera non l'ha detto, sembra che il nostro fratello Sorosh creda veramente che Gesù sia il Padre. Nel suo libro, Il Cristiano Liberato, forse lui non lo ha portato con sé, io invece ne ho qui una copia, Il Cristiano Liberato. Il palestinese liberato. Il palestinese liberato, scusatemi, è vero. E c'è anche la stella di Davide sul fondo. Non so se si intende liberato dagli ebrei o in che senso. Il palestinese liberato dice, cito dalla pagina 80, Padre amoroso e santissimo, ti ringrazio per i miracoli che hai operato nella mia vita. Il miracolo più grande è che mi hai amato abbastanza da morire per me. Il Padre è morto per lui. Questa, nella storia della Chiesa, come il fratello Sorosh, in quanto laureato in teologia, potrà confermare, è un'eresia antica che si chiama patripassianismo, oppure montanismo, oppure con qualche altro termine lungo e difficile, non è necessario che ve ne preoccupiate. In ogni caso, nella storia della Chiesa, è stata eliminata circa 1000 anni fa. Il fratello Sorosh, dunque, chiama Gesù Padre. Ma Gesù stesso lo contraddice. Gesù ci insegna, infatti, non chiamate nessuno Padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. Matteo 23, 9. Gesù è un uomo sulla terra, questa terra. Come testimonia Pietro negli Atti, capitolo 2, versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo cui Dio ha reso testimonianza presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua. Dunque è Dio che operava questi miracoli utilizzando Gesù. Non era Gesù a farlo, ma Dio Onnipotente che operava per suo tramite. Operati da Dio per mezzo di Lui tra di voi, come ben sapete voi stessi. Quindi Gesù non è il Padre,
Dice ancora agli ebrei, voi non avete mai sentito la sua voce, cioè la voce di Dio. Non l'avete sentita mai e non avete visto la sua forma o figura. Non avete mai visto la forma o sentito la parola di Dio, lo dice chiaramente. Gli ebrei vedevano Gesù e l'ascoltavano. Non erano in grado di recepire il suo messaggio, ma lo ascoltavano, non erano sordi gli ebrei. Reagivano al suo messaggio, sentivano, ascoltavano e vedevano. E lo volevano lapidare, e Gesù ha dovuto nascondersi, ha dovuto fuggire. E gli ebrei vedevano bene la sua figura, tanto che Gesù doveva sparire, non nel nulla, ma nascondendosi, scappando, dice la Bibbia. Quindi non poteva essere il Padre, e non poteva essere Dio. La Bibbia ci dà un'altra prova. Quello che Dio non è, quello che Dio non è. Anche nella religione islamica il Corano ci dice cosa Dio non è. Dio è diverso da qualsiasi cosa voi possiate immaginare, qualsiasi cosa voi possiate concepire non è Lui. E ci vengono forniti 99 attributi di Dio, che è gentile, misericordioso, giusto, santo, eccetera, eccetera, fino a 99. Ma ci sono molte altre cose che Dio non è. C'è un lungo elenco di cose che non sono attribuibili a Dio. Anche la Bibbia dice quello che Dio non è. Dice nel libro di Giobbe, capitolo 25, versetti 4-6, come può ritenersi giusto l'uomo innanzi a Dio? Cioè, come si può paragonare qualsiasi essere umano con Dio? Come può ritenersi puro chi è nato da una donna? Chiunque sia nato da una donna non è abbastanza puro per essere paragonato a Dio. Chiunque sia. Anche se è Mosè, o Gesù, o Maometto, anche se è Rama, Krishna, o Buddha, chiunque sia stato portato nel grembo di una donna per 9 mesi non può essere un Dio. È scritto nella Bibbia. Quanto perfino la luna manca di chiarore e le stelle non sono terse ai suoi occhi. Agli occhi di Dio non sono nulla le stelle e la luna, non sono niente. Tanto meno un uomo. I cristiani credono che Gesù sia nato da una donna, senza dubbio, ma che sia nato miracolosamente, e noi musulmani siamo d'accordo. Quindi questa nascita miracolosa indica qualcosa di soprannaturale. Ma ascoltate la parola di Dio Onnipotente nel libro La Bibbia Cristiana. Quanto meno è l'uomo. Se il sole e la luna non sono niente ai suoi occhi, che cosa può essere l'uomo? Io e voi, chi siamo? Chi siete voi? Chi siamo noi? Quanto meno l'uomo, un verme. Sapete che cos'è un verme? Voi che abitate nella giungla di cemento non sapete più cos'è un verme. Lo sapete? Non ve lo dico, è meglio che lo controlliate sul vocabolario. Vermi, quelli che vanno sul concime, concime umano. Vermi. Voi e io, secondo il libro di Dio, non siamo altro che vermi. E attenzione, il figlio dell'uomo, cioè chi? Gesù Cristo. Una dichiarazione esplicita. Se avete qualche dubbio che Gesù sia un'eccezione, Dio Onnipotente fa di tutto per dirvi, guardate, questo mio Gesù non fa eccezione. È il figlio dell'uomo. 83 volte nel Nuovo Testamento Gesù è descritto come il figlio dell'uomo. Anche le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E come Giona ha dimorato nel ventre della balena per 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni nel ventre della terra, 83 volte. 13 volte è chiamato il figlio di Dio, ma 83 volte, quindi 70 volte di più, è chiamato il figlio dell'uomo. Chiedete a qualsiasi missionario cristiano chi è il figlio dell'uomo, gli risponderà Gesù. Quindi Dio riafferma che il figlio dell'uomo è soltanto un verme, un verme. Noi siamo larve, un gradino più sotto, lui è un verme. In altre parole non vi sbagliate, chiunque sia nato da una donna non può essere paragonato a Dio. E che Gesù sia nato da una donna lo dice la Bibbia, ad esempio nel Vangelo di Luca 2:21. Quando aveva 8 giorni fu circonciso. Dio fu circonciso? Vi prego, per cortesia, è stato chiesto all'inizio di non applaudire durante le conferenze. Potrete farlo all'inizio.